Esistono film che ci piacciono dalla prima volta che li vediamo, anzi, mentre li stiamo ancora guardando. E poi ci sono quei film che la prima volta non riusciamo a capire fino in fondo, ma che dalla seconda visione in poi diventano i nostri preferiti. Sì, ok, ci sono anche le persone che non ci piacciono la prima volta, ci piacciono. Però sto parlando di cinema, se magari ne parliamo un'altra, grazie. È come se esistesse un'altra storia del cinema che corre parallela alla prima, un'altra classifica dei più belli di sempre, un altro campionato e un altro sport, per citarne uno che conoscete tutti. E perché Il Grande Lebowski è uno dei più grandi film di sempre dalla seconda visione in poi? Ciao a tutti, io sono Teo di Cinefacts.it e sono qui proprio per rispondere a questa domanda. Vado con ordine. I fratelli Coen hanno scritto e diretto Il Grande Lebowski verso la fine degli anni 90. Da noi il film uscì il 1° maggio 1998. Che se ci pensi, la festa dei lavoratori con un protagonista così era il giorno perfetto per farlo uscire. In quel momento Hollywood si trova a uno dei suoi apici, sforna nuovi autori a profusione e incassa regolarmente miliardi di dollari. È il decennio dove esordiscono i cineasti che ancora oggi segnano il passo, quelli nati e cresciuti divorando il cinema degli anni 70 e che hanno imparato dai maestri della New Hollywood per poi rimescolare tutto. Negli anni 90 insomma c'è l'humus che ha formato il cinema che vediamo ancora oggi. Soltanto restando a Hollywood è il decennio che ha visto l'esordio di Tarantino, di Nolan, di Paul Thomas Anderson, di Fincher, di Villeneuve, di Sofia Coppola, di Aronofsky, di Wes Anderson, delle sorelle Wachowski, di Kevin Smith, di Noah Baumbach, di Sam Mendes. Dici che ho reso l'idea, perché se vuoi vado avanti con le mi fermo. È il decennio di Toy Story, il primo film interamente realizzato al computer. È il decennio che si apre con gli effetti di Terminator 2 e si chiude con gli effetti di Matrix. Ma qualcuno in tutto ciò si sta stufando di questa macchina che corre a 3000 all'ora e meraviglia il mondo e vuole prendersi una pausa di riflessione. Qualcuno vuole stare tranquillo a fumare, magari mescolandosi un cocktail e giocando a bowling senza preoccuparsi di nulla, magari sovvertendo tutto quello a cui eravamo abituati. Quel qualcuno sono i fratelli Coen, che scrivono un film che va totalmente contromano, controcorrente e che in breve tempo diventa un inno della controcultura, anche se a prima vista appare un controsenso. Raga! Chi ha scritto questa frase potrebbe per cortesia smetterla con il white Russian? Riassumerlo è pressoché impossibile, perché di sicuro tralascerei qualcosa. Il film travalica i generi e si presenta come una surreale rivisitazione del classico viaggio dell'eroe, ma allo stesso tempo è anche un noir, che però gira al contrario del classico noir ed è una commedia degli equivoci, che però non ha la storia d'amore. No, che poi se vogliamo una storia d'amore c'è, è solo per motivi di riproduzione. No, non conta, eh. Abbiamo un caso da risolvere, abbiamo un intrigo pieno di capovolgimenti di fronte e abbiamo anche la femme fatale. Se ci pensate, è un film zeppo di cliché, nella forma e nella presentazione dei personaggi caratterizzati allo stremo, ma è totalmente privo di cliché nella sostanza e nella struttura. Il Grande Lebowski è un delizioso esempio di utilizzo del MacGuffin di Hitchcockiana memoria, ovvero quell'espediente che porta avanti la trama e le azioni dei personaggi senza però avere un grande significato per noi spettatori. Ovviamente qua parliamo del tappeto del Drugo, che in effetti dava davvero un tono all'ambiente. Hanno pisciato sul mio tappeto. Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto. Il personaggio di Jeffrey, Drugo Lebowski, è nato dalla pena dei Coen pensando a un loro amico, il produttore indipendente Jeff Dowd. Nel film il protagonista è Jeff Bridges. Credo di non aver mai pronunciato così tante volte il nome Jeff come negli ultimi 10 secondi. E l'attore si identificò tantissimo con il personaggio, al punto che molti dei vestiti del Drugo sono letteralmente i vestiti di Jeff Bridges, compresi i sandaletti di plastica e di gomma. Quelli si va sugli scogli. La storia si mette in moto a causa di uno scambio di personaggi, cliché stra-abusato da un certo tipo di cinema, ma tutto ciò è soltanto la punta di un iceberg gigantesco e sommerso che si svela a poco. La cosa davvero riuscita secondo me del Grande Lebowski, e il motivo principale per cui è un grandissimo film dalla seconda visione in poi, è il numero di strati di cui è composto. Se lo spettatore vuole seguire il giallo alla base della storia, può farlo, perché il plot è avvincente ed è ricco di capovolgimenti di fronte. Se invece ci si vuole abbandonare alle situazioni fuori dalle righe di una Los Angeles schizzoide, ci si gode il Drugo che si trova in una situazione sempre più incasinata. E se poi invece semplicemente abbiamo voglia di guardarci un film pieno di battute e di personaggi memorabili, direi che ce l'abbiamo. Oh, mi è venuta voglia di rivederlo per l'ennesima volta. È impressionante. Il film dei Coen è un ritratto della società molle che vive ai margini dello show business losangelino, dove però, alla fine, se ci pensate, i perdenti non perdono nulla e i vincenti non sono in grado di vincere, ribaltando quindi completamente il senso dell'American Dream e del concetto dell'uomo che si fa da sé, tanto caro a Hollywood e agli Stati Uniti in generale. Il Grande Lebowski è un film costruito sulle singole scene che appaiono tutte studiate come se fossero dei cortometraggi, scene che guardandole si ha la sensazione che siano sacrificabili,
superflue e fini a se stesse. Ma quando a fine visione si ripassa con il pensiero a cosa si è visto, ci si rende conto che non esiste neanche un'inquadratura gratuita. No, neanche quella lì! Lo so a quale stai pensando, quella dove... No! Ah, vedi te. Tutto ciò risulta lampante nel momento in cui il film lo si riguarda, e poi lo si riguarda, e poi lo si riguarda! Il Grande Lebowski è un film che si infila sotto la pelle con lentezza, e ogni volta che lo si vede lo si apprezza più della precedente, perché si colgono tutte quelle piccole cose che i fratelli Coen hanno messo e nascosto in secondo e in terzo piano, tutte le cose che non avevamo notato la prima volta che abbiamo visto il film. Andate su Prime Video a riguardarvelo, o a guardarvelo la prima volta, e poi la seconda, e poi la terza, e fate caso a tutte queste piccole cose di cui ho accennato, e poi magari venite a dirmi se avevo ragione o no. Alla prossima, ciao ne!